Camera dei Deputati, dove è appena stato approvato con voto unanime positivo l'assegno unico e universale, il primo pezzo del Family Act. Lo avevamo sognato, voluto alla Leopolda ed è diventato un progetto che adesso è davvero di tutto il Paese e per tutto il Paese. Vi confesso che quando ho visto il voto favorevole anche dell'opposizione, quel tabellone tutto verde, è stato un momento emozionante. Emozionante che ha aperto un percorso, intanto perché una proposta che nasce da noi, nasce dalla Leopolda, quella del Family Act, questo sogno grande di riformare finalmente le politiche familiari nel nostro paese, finalmente di restituire alle famiglie quel ruolo che hanno di contribuzione, di bellezza, di comunità, di rete di sostegno fondamentale per il nostro paese. Ecco, quel sogno oggi è diventato realtà concreta ed è stata una proposta che è stata condivisa in modo trasversale. Questa è la politica che Italia Viva porta avanti, una politica che sa riconciliare il paese con se stesso, che sa portare avanti sogni che però diventano progetti e concretezza. L'assegno unico familiare significa stabilità per tante famiglie, significa riconoscere che tutti i bambini sono un bene per il nostro paese, sono un bene per tutti noi e quindi ci dobbiamo assumere la responsabilità di custodire e aiutarli a crescere. Un assegno tutti i mesi, tutte le famiglie, per tutti i bambini, certo, semplice, chiaro, dalla nascita fino all'età adulta. In questo modo, con questa stabilità, ci affianchiamo alle famiglie, camminiamo a loro fianco, aiutandole anche in una progettualità di scelte di vita, di consumi, di prospettive importanti. Adesso è il tempo di portare avanti tutto il Family Act, che nella sua interezza dà questa visione di speranza e di coraggio per il nostro Paese. E quindi sostegno all'educazione, e quindi congedi parentali, lavoro femminile, protagonismo femminile, perché nessuna donna più si debba fare la domanda se può diventare madre e mantenere il lavoro. E protagonismo dei giovani, abbiamo bisogno di coraggio, nuovo. Oggi è una giornata storica importante per l'Europa, che in questa giornata storica importante per l'Europa il Parlamento, la Camera dei Deputati approvi il primo pezzo del Family Act, significa che noi ripartiamo investendo in umanità. Italia Viva l'ha voluto e l'ha portato avanti, adesso dobbiamo metterci tutti insieme, e noi lo faremo incessantemente, in cammino per dare ancora più concretezza a questa assunzione di responsabilità e per andare avanti su tutto il resto del Family Act, per avere davvero, come abbiamo detto dall'inizio, famiglie più protagoniste, più eque e più ricche, per far ripartire l'Italia. L'Italia riparte anche da qui.